Salto. 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 Costa Discordia. L'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa. Bagno d'usa, detta sea, dicange dalle Dolomites. Porte socchiuse, così chiameremo quest'oggi il nostro podcast. Questa mattina è passata a salutarci Maya, bambina che è nata sull'isola di Hokkaido, da mamma giapponese e padre italiano. Ha gli occhi come il vento leggero che arezza le foglie dei faggi. Il papà è il nostro chef executive ed è nato a Milano da genitori calabresi ed è molto legato alle sue origini. Ha viaggiato per lavoro, prima in Francia e poi in Giappone, ed ora è qui con noi, nelle Dolomiti. Ed ecco Goran, il tuttofare. È serbo e vive con noi da molti anni. Goran tifa Djokovic e vi dirò, bravo Sinner con tutta una storia da scrivere, mentre Nolan, Roger, Nadal, una bella storia l'hanno scritta. Ma questo è un altro capitolo. In cucina c'è Tiagaye, insieme a Babasar. E nelle camere c'è Svetlana, beh, potrei proseguire ancora, è molto a lungo, con tutte le persone che collaborano con noi e che vengono dal Friuli, dalla Moldavia, dal Senegal, dal Veneto, dalla Sardegna. Ed io mi sento ladino, italiano e tedesco e cerco di stare bene con tutti, cercando di essere rispettoso con tutti. E ringrazio che nelle nostre case ci siano persone e non stranieri. Gli stranieri li vedono ovunque i nostri ministri e li chiamano stranieri perché hanno la pelle di un altro colore, parlano un'altra lingua e qualcuno ha un altro modo di pregare e altri santi a cui votarsi. Life keeps spinning, no one's winning. Are we ever gonna stop pretending that there's no ending? There's no mending. When is this bubble gonna pop? Sorry, but our time is out. Whatever we had is long overdue. I know we've had our doubts, and I had no clue what to do. It's an emergency. I gotta break free to find me. Highs and questi ministri che si ergono a paladini di un'identità che non esiste se non nelle loro teste e vogliono imporre chi è di casa e chi no nel mondo. E concepiscono l'identità come un fortilizio chiuso e da difendere a oltranza contro qualsiasi intrusione, senza capire che ogni sapienza nasce dalla relazione con gli altri. Altrimenti tutto diventa sterile, arido, come un terreno privo d'acqua. Si sentono gli arbitri del destino delle persone, solo perché sono bianchi e nati in Italia e vogliono creare classi separate, i bianchi di qua e i neri di là, e vorrebbero usare i capelli e la Ku Klux Klan, e invece hanno capelli da somaro, dato che sbagliano i congiuntivi quando scrivono le loro schifezze. Chissà, se sono mai entrati in una classe delle nostre scuole, che certo deve adeguarsi e riadattarsi, lo so, certamente, ma questi hanno mai partecipato a una festa di compleanno o hanno mai mandato a studiare all'estero un loro erede? Ma lo sanno che i 2/3 dei ragazzi stranieri sono nati in Italia? E lo sanno che prima dei 18 anni non possono prendere la cittadinanza italiana? Sì. Questa schifezza la conoscono bene. E lo sanno che se non ci fossero gli stranieri nei campi, nelle fabbriche
Eppure nei nostri alberghi si dovrebbe chiudere baracche e burattini. I burattini siete voi, cari ministri, voi. E lei, caro ministro dell'istruzione, avrebbe proprio bisogno di un ministro di sostegno. Questo è il consiglio, un ministro di sostegno. Ma ora basta, perché non a voi, ministri, non a voi, classe dirigente inopportuna, non a voi è dedicata questa puntata, ma alle nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori. Cara Larissa, cara Gaia, caro Samuele, caro Tiagaie, caro Babassar, cara collaboratrice. Caro, valido e prezioso collaboratore, dovrei elencarvi per nome. Una per una, uno per uno, con il vostro singolo nome e il vostro singolo volto. Perché devo, dobbiamo, possiamo ringraziarvi tutti, nessuno escluso, nessuna esclusa, compresi coloro che stanno con noi solo per una stagione e poi via, verso altri lidi. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Stagione invernale, veloce come è arrivata, è sempre ieri la calda estate, se n'è appena andata, e le porte delle nostre case di montagna, sì, sono di nuovo socchiuse. E se le abbiamo tenute aperte con tanti ospiti che ci sono venuti a trovare, lo dobbiamo a ciascuno di voi. Non è stato facile, lo so, caro collaboratore, è stato certamente difficile stare lontana e lontano da casa tua per stare con noi. È stato certamente difficile lavorare nei giorni di festa, quando avresti voluto metterti a tavola con i tuoi cari, e invece sei stato con noi, con i nostri ospiti. Giulang, grazie. È stato certamente difficile sorridere sempre, anche quando avevi una giornata storta. E magari era complicato sorridere e correre su e giù e stare di fronte a quel forno e accompagnare quell'ospite in camera e preparare quel caffè guai se non era perfetto, che poi passava il sottoscritto e si lamentava anche, e poi via a prendere un paio di sci oppure quel vassoio subito, immediatamente, perché l'ospite mica aspetta. Lo so, quel film non visto, quella partita che ti sei perso in TV e quella festa e quel tempo con la bella o il bello o con gli amici e le amiche, sì, cose non vissute, e quella voglia di comprare un vestito, ma qui è difficile perché non c'è il vestito che a te piaceva, o un paio di scarpe semplicemente, e di uscire a cena non c'era il tempo, e di stare in compagnia no, perché sempre qua, tu sempre qui, oppure magari volevi startene per i fatti propri, a pensare alle stelle nel cielo, ai pesi e alle città lontane, invece no, che bisognava star qui a finire la stagione. Un tempo si scrivevano cartoline e lettere, vabbè. Oggi ci si manda messaggi e pure foto e video e tutto sembra un po' più vicino, e le giornate fredde e quelle con la neve, anche se ormai sono di meno, ma il profilo di queste benedette montagne a fare compagnia o anche a fare da ostacolo, e gli ospiti che vanno e vengono, come se il mondo fosse una grandissima danza in un'enorme stanza, e quella malinconia che ogni tanto si bussa alla porta del cuore e che ti fa sentire distante e vicino a tutte e tutti, e che spinge pensieri lontano chissà dove.
poi si riprende, poi si riparte. Il sorriso non è di circostanza, è di serenità, di voglia di fare, sì, ti sei impegnato con dedizione. Ed è questo anche il succo del nostro lavoro, dispensare positività. È già il mondo è pieno di guai e se ci mettiamo di traverso anche noi, auguri. Ed è per questo, cara collaboratrice e caro collaboratore, che io ti ringrazio. Perché il sorriso, la buona disposizione d'animo sono propedeutici allo star bene degli altri. In fondo, quello che facciamo è ospitalità, che deve essere buona, altrimenti anche il senso del nostro lavoro svilisce. Senza una buona ospitalità, ovunque, nelle scuole, negli asili, negli ospedali, negli stadi, nelle piazze, nelle strade, nelle case, nei palazzi, negli ambienti di lavoro, nelle università, tutti noi regrediamo. Tutti noi, e senza una buona accoglienza, che è accettare l'altro affinché l'altro accetti noi, e regrediamo sul piano anagrafico, economico, sociale, culturale, religioso, esistenziale. Ma come facciamo a non rendercene conto? Vogliamo ancora illuderci di vivere e prosperare dentro le mura del nostro egoismo? Mura patriotte, allestite con una retorica da strapaese. È la peggiore che possa esistere. Il mondo cambia alla velocità della luce e sono mutamenti epocali, e per fortuna che ci sono i vostri sorrisi, che danno fiducia e infondono coraggio e voglia di viverlo tutto per intero, questo benedetto mondo. Grazie Alessia, grazie Elisabetta, grazie Ramona. Alla fine mi viene in mente Ulisse con il suo girovagare. Del resto, buon sangue non mente, Ulisse era figlio di Laerte, che prese parte assieme ai 52 valorosi greci noti col nome di Argonauti, a una mitica impresa che li vedrà solcare i mari fino a Oriente, oltre ai confini conosciuti, alla conquista del Vello d'Oro. Ecco, immagino te, collaboratore, e voi tutti come viaggiatori nel mondo dell'ospitalità, quel mondo che i nostri ministri non vogliono conoscere, ottusi e chiusi nel loro mondo vecchio e che rendono il nostro cupo, triste, cattivo, lo rendono il nostro mondo. Quel mondo dell'ospitalità fatto di incontri e saluti, di arrivi e partenze continue, di approdi sempre nuovi e anche di ritorni, perché in fondo è il ritorno che sembra dare un senso all'andare, sembra dargli una direzione, come scrive Chatwin, Bruce Chatwin, altro grande viaggiatore, dice così: il ritorno offre una pienezza di senso che l'andata da sola non ha. Il ritorno è la risposta che troviamo alla nostra irrequietezza. E allora che sia un buon ritorno per te e tutti voi alle vostre case, dimore, città, paesi. Ma vi aspettiamo di nuovo qui quanto prima. Da collaboratrici o collaboratori o anche da ospiti, perché no? Sperando che la nostra casa sia diventata e possa essere anche un po' vostra, Giulang. Grazie per il bel lavoro che facciamo, ed è bello perché ci sei tu, ci siete voi, donne, uomini, ragazzi e ragazze, veri, ragazzi veri e non stranieri. Faccio mia una poesia di Pierpaolo Pasolini, modificandola. Vi siete amati con pietà. Vi siete adorati con furia, avete violato, sconciato, a volte bestemmiato, tutto si può dire, non che vi siete evitati.
Infatti non ci si può evitare in una piccola casa, in un piccolo albergo, non potevate evitarvi. Tra vizi e virtù emergerà sempre nella vita chi evita l'indifferenza. Chi non solo non ha evitato, ma chi ha cercato, si è fatta più donna, si è fatto più uomo, in una personalissima rivoluzione tranquilla, assorbendo come una spugna. E se avete avuto l'impressione che questo stralcio di vita insieme non vi ha dato quello che cercavate, io davvero vi auguro che la vita vi porti quello che forse non siete riusciti a fare. Io vi auguro mai di evitare, schivare, eludere, sfuggire, sottrarvi. Io vi auguro di esserne sempre consapevoli del momento nel quale vi trovate, lucidamente consapevoli in una stagione di vita. Vi auguro di non evitare le mille opportunità della vita, non schivate, non eludete, non sfuggite, non sottraetevi, mettetevi in gioco e non fatevi prendere dalla vita, prendete voi la vita per le mani. Io mi sono tanto divertito a stare in mezzo a voi, io vi ho cercati e ho goduto dei vostri sorrisi, del vostro impegno, della dedizione che ho visto. Abbiamo fatto una super stagione lavorativa, ma soprattutto per me è stata una stagione che mi ha fatto più uomo. Mi ha fatto più uomo e lo devo a voi. Noi albergatori, noi imprenditori, noi che lavoriamo nel mondo dell'ospitalità, ci sentiamo il dovere e possiamo dirvi Julang. Grazie, io vi dico Julang. Un bel Julang a Dutch Kanche, a Sudai e bye bye. The trees, they are singing to the tune of a song, and the wind is gently ringing the bell that brings the morning, the welcome of the dawn. Da oltre 10 anni Salto si batte per il giornalismo critico e indipendente. Se anche tu hai lo stesso obiettivo, sostienici. Abbonati ora a Salto. Have fallen, the barn owl is calling, the welcome of the dawn. Costa Discordia, l'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa. Salto. 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 Salto.